Ragazzi, ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video! Allora, i più attenti di voi avranno notato che scorsa settimana, nel vlog in cui scoprivamo insieme se fossi guarito dal Covid oppure no, e poi abbiamo scoperto che il secondo tampone era negativo e quindi adesso sono in libertà, non più vigilata, si saranno accorti che vi avevo mostrato due pacchi dicendovi che mi erano appena arrivati e sarebbero stati i miei autoregali per quanto riguarda questo periodo un po' caccoso che ho passato, dato che ormai da tradizione io ogni volta che guarisco dal Covid mi coccolo un attimino con un autoregalo super bello che magari avevo adocchiato da un po' di tempo. L'anno scorso con il primo Covid di novembre mi ero autoregalato le scarpe e le sneakers di Dior e adoro. Quest'anno però, siccome è agosto, siccome non sono potuto partire in vacanza, siccome mi sono rovinato l'estate, siccome ho ripreso per la seconda volta il Covid, la variante Delta, e soprattutto appena ne uscirà un'altra, sicuramente io prenderò anche quella, così farò la collezione, farò l'unplan. Quest'anno invece che uno, mi sono fatto due autoregali. In realtà il secondo, che è questo qua, non era preventivato, ma durante una delle tantissime notti che passavo qua da solo sul letto con l'iPad a guardare un po' le novità, ho trovato questa cosa e quindi me la sono comprata. Quindi ragazzi e ragazzi, benvenuti in un nuovo video unboxing haul luxury di roba che mi sono autoregalata, perché anche questa volta direi che me la sono meritata. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, prendiamo come sempre le mie forbici dalla punta non arrotondata e andrei ad aprire il primo pacco, anche perché ormai sono passati giorni che io me li guardo qua in camera così e sono riuscito a non aprirli. Infatti, come ben potete vedere, c'è ancora tutto lo scotch sia qua che di qua. E questo video è il più atteso per me, non per voi, perché sicuramente flopperà, perché i video dove io compro non vi piacciono molto, però per me è il video più atteso dell'estate, perché voglio usare questa roba. Allora, il primo pacco qua fa parte della collezione Palm Angel per Missoni. E l'ho scoperta così per caso, perché io effettivamente di Palm Angels non ho mai comprato niente, perché lo reputo molto più street style, no, così. Però non potevo farmi scappare un'occasione del genere. Ho dato un'occhiata, appena ho visto che era uscita questa collezione speciale, questa capsule collection di Palm Angels per Missoni, sono andato a vedere un po' la roba che era uscita. E effettivamente qualcosa di carino c'era, ma nonostante fossero autoregali, nonostante me li meritassi, mi sono fermato e ho comprato solo una cosa, ma adesso io ve la faccio vedere perché non potevo non comprarla, è troppo carina. Andiamo ad aprire il tutto. Non voglio rovinare questa scatola che mi sembra anche abbastanza super. Andiamolo a unboxare insieme. Ah, ovviamente vi dico anche i prezzi, ma non perché, come dice qualcuno, mi gaso nel dirvi quanto spendo, ma perché se io non ve li dico, i commenti qua sotto saranno tutti: ah, perché non ci dici i prezzi? Quanto l'hai pagato? Così. Quindi andiamo ad aprire finalmente il pacco di Palm Angels. Carino! Ah, c'è anche il coso per la restituzione, nel caso. Bellino il mio pacchettino! E apriamola. Allora, sono proprio curioso di vederlo dal vivo. Allora, oh Gesù! Oddio, ma quanto è? Perché? Sì, di più! Del genere di più! Ah, allora, ragazzi e ragazze, mi sono preso una t-shirt che qua non vedete perché non ve lo voglio spoilerare, perché prima va aperta, ovviamente, così. T-shirt Palm Angels per Missoni. Mamma, com'è carina! Oddio, mi piace! Allora, è questa. Ho scelto questa. Una t-shirt bianca con disegnati
due peluscini di orsacchiottini, la scritta con la scatola Missoni, e poi Missoni Palm Angels. È molto, diciamo, basic, non è una cosa tanto ricercata, tanto strana, e l'ho adocchiata subito proprio per quella. Dovrebbe essere un attimino oversized, la taglia è una M, quindi sì, è oversized, e mi piace molto, la amo. Il mio primo acquisto Palm Angels e soprattutto anche di Missoni, e l'ho vista, me ne sono innamorato e l'ho amata assolutissimamente. In realtà vi dico come ho scoperto di questa collaborazione. L'ho scoperta tramite un TikTok di una persona che lavorava, o lavora, non lo so, in un negozio di lusso, e cioè, ha fatto vedere che era uscita questa collezione. Quindi mi sono incuriosito e sono andato sul sito e ho guardato, e alla fine ho comprato questa bellissima maglietta che amo, la amo. È così normale, però super bella, la amo. E il prezzo, questa t-shirt l'ho pagata 250 euro. L'unica nota negativa che posso dire, che mi sento di dire, è stato il costo della spedizione. Di solito la spedizione, io in queste grandi firme con le grandi marche, è sempre gratis, però questa volta l'ho pagata 15 euro, quindi alla fine di tutto questo pacco, questa maglia, invece che 250 euro, mi è costata 265 euro, però è un regalo per essere guarito dal Covid una seconda volta e per aver passato un'estate un po' di cacca, quindi direi di essermelo meritato. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento, come sempre, perché io vi chiedo sempre la vostra opinione, cosa ne pensate, se vi piace, se ce la vedete, no? Sopra di me, addosso a me, sopra di me e tutti, addosso a me, oppure storgete un po' il naso, tanto nel senso me la devo mettere io, quindi adoro, spero comunque che vi piaccia, ma ragazzi, ragazzi, mi sta battendo forte il corazon, perché il mio autoregalo sarebbe stato questo. Questo, ah, oddio, questo mega autoregalo. È una cosa che forse qualcuno di voi, o molti di voi, se lo può immaginare, perché io ho parlato di questa cosa molte volte in qualche vlog passato, vi ho fatto vedere molte volte che stavo pensando se comprare questa cosa oppure no. Alla fine, la sera in cui l'ho acquistata, ero indeciso tra due, di due marche differenti, ma ve ne parlerò quando ve la farò vedere, e soprattutto la vedrò io dal vivo per la prima volta, perché l'ho presa in internet, ovviamente. Andiamo. Questa cosa al femminile, perché questa cosa non voglio spoilerare. Perché non mi riesce a fare le sorprese? Vabbè, anyway, andiamo ad aprire, perché, oh mio Dio, ma sto tremando, ma sono pazzo. Amo, oddio, adoro. Ora vi immaginate che uno è quello che ho preso io e magari è un altro pacco. Tanto col Malagioia noi ci siamo sempre. Ma non ho capito, ma quanti avevano paura. Meglio comunque che ci mettano tanto scotch, ecco, che zero. Ok. E poi anche qua, ma quanto ce n'è? Oioi, l'attesa mi sta logorando. Ragazzi, e poi dite dei pacchi. Ah, non mi riesce neanche aprirli. Come faccio? Ok, allora, questo è il coso così. Ora. Oh, ci siamo. A regola ci siamo. Ma gente, ma io non capisco nulla. Ma com'è possibile? Ma come serve sto coso? Ah, ok, non mi sapriva, no. C'era un altro scotch. Non sono così imbranato nella realtà. Cioè, in realtà sì. Scusate, tutto sto asino e poi mi s'apre così. Non la posso aprire normale la scatola. Vabbè, anyway. Allora, dovrebbe essere, ok, il coso del pagamento o è il bigliettino?
No, il bigliettino è questo. Ah, come ormai voi sapete, io mi autodedico sempre anche un bigliettino con insieme ai miei autoregali. E questa volta ho scritto questo. Buona seconda guarigione. Ti meriti proprio questo piccolo cadeau. Prada. Quindi sappiamo di che marca è. Ok? Oh, Jesus, nel sacchettino. Lo amo. Me l'aspettavo un attimino più grosso il sacchetto, ma ci siamo. Tutto è pronto per aprire questo sacchetto. Ma perché graffio sempre tutto? Devo cambiare forbici, evidentemente, perché... Ok. Ci siamo. Dust bag. Cosa avrò comprato? Una cintura? Un marsupio? Una borsetta? Scrivetemelo qua sotto tramite commento. Vi do 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a scoprire insieme il mio autoregalone per essere guarito. Ancora una volta dal coronavirus, versione Delta questa volta, ed aver rovinato tutte le mie vacanze estive, mi sono preso la borsa! Allora ragazzi, no, vabbè, allora, pensavo che fosse un attimino più grande in realtà, ma così è perfetta per me, perché ho preso la re-edition 2005, ok? Quella in nylon, e pensavo, cioè la mia paura, perché è nella sezione delle donne, e questa borsa, non mi ricordo se è di questo colore o comunque di molti colori, ce l'ha anche Chiara Facchetti, infatti io l'ho vista da lei la prima volta, ho detto no, vabbè, la voglio. L'unica cosa che pensavo che fosse troppo femminile, troppo grande, in realtà... È perfetta, l'amo! Cioè, questa è bellissima. È perfetta. E ovviamente penso che si possa anche regolare, sì, il tutto. Poi mi piace troppo questo. Lo amo, è bellissimo. E andiamo ad aprirla un attimo, perché fammi controllare. Cosa c'è qua? Ho fatto qualcosa, un pacchettino dentro. Ah, ok, c'è anche la catena. Ah, sì, è vero. È vero. C'è anche la catenina che poi la possiamo mettere tipo qua e qua. E quindi proviamo. Proviamo a mettere le catenine. Una catenina. Due catenine. Ah, ok, sì, che poi la puoi tenere anche così, togliendoci ovviamente la tracolla, ma io non penso di tenerla così. Però la catena può fare anche molto, molta scena. Amo! Amo tutto! E poi, sì, il dentro è perfetto, abbastanza spaziosa nonostante sia piccolina. Non c'è la seconda tasca dentro, interna, però ci sono tutti i cartellini per l'autenticità. Ok, questa è la tessera. Ok, ve la posso far vedere di così, la tessera di autenticità. E adoro, adoro tutto questo. E questa borsa l'ho pagata effettivamente abbastanza. L'ho pagata, ma perché c'ho questo osso bianco? Rimetti dentro tutto. Scusate, ma... Cioè, sono emozionato che tremo, non lo so perché, sono scemo. Questa borsa, che Diego ovviamente mi ha offeso quando gli ho detto che l'avevo comprata, l'ho... A parte che è stata messa ma... Ah, ok. Questa re-edition 2005 in nylon l'ho pagata 1150 euro, che... Per via di questo prezzo, ci ho pensato mesi e mesi a prenderla oppure no... E ero lì lì per dire no, vabbè, non la prendo, aspettiamo poi magari momenti un po' più simpatici. Solo che poi ho avuto questa cosa che sapete tutti, perché
vi ho fatto un bucio tanto. E quindi mi sono convinto, ho detto, ma sì, dai, si vive una volta sola, fortunatamente io sto continuando a vivere, quindi mi sono deciso a prenderla. Ero indeciso tra questa o quella di Louis Vuitton, che anche Chiara ce l'ha ovviamente, lei ce l'ha tutte le borse, che è simile a questa, solo che è di Louis Vuitton e non è nera. L'unica cosa che quella di Louis Vuitton costava 1600 euro, quindi costava anche di più, e soprattutto è introvabile, non c'è più. Non si può neanche preordinare sul sito, non esiste più, e quindi alla fine ho detto, sai cosa? Fa molto milanese, arricchito, no? Così. E nero mi piace, ora poi si va nell'autunno, quindi io mi vestirò sempre in nero. E mi sono convinto. E adesso che l'ho vista dal vivo, sono anche convinto della grandezza, perché è della grandezza che proprio io volevo. Non è grande, non è neanche troppo piccola, la amo. Mi sta proprio... Oh. Oh, adoro, è perfetta per me. E insomma, ragazzi, ragazzi, io adesso non vedo l'ora di usarla, di mettermela e di provarla. Ma per oggi è tutto. Direi che con questa storia del Covid di agosto possiamo terminare ufficialmente qui con questo video celebration della mia guarigione. Spero di non parlarvene più di questa cosa. Facciamo le corna. Ma adesso tocca a voi, fatemi sapere qua sotto tramite commento quale dei due autoregali preferite. Io la borsa assolutissimamente, ma potrei anche fare a questo punto, provare una cosa. Unire questa con questa. Potrei, anche se io il marrone e il nero insieme... Però dai, Louis Vuitton lo mette, perché io non posso, vabbè. Proverò, insomma, mi vedrete prossimamente in qualche vlog in cui mi proverò la borsa e la useremo e la sfrutteremo. Fatemi sapere quindi se vi piace oppure no, se siete contenti per me, per i miei autoregali. Mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi ha fatto compagnia. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Andatemi a seguire anche su Instagram e soprattutto su TikTok, perché ci sono delle cose, dei video super speciali, sempre in anteprima per voi. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!